Mercato che inizierà ufficialmente domani. Oggi a Rimini il gran galà di apertura. In diretta per noi c'è Ciro Venerato. A te. Sì, salve, buonasera Fabrizio, qui da Rimini, vernissage del calciomercato, gran galà, presenti Marotta, Carnevali, Adriano Galliani, in attesa anche Giuntoli, che in queste ore si sta liberando dal Napoli e fra pochissimo sarà il nuovo direttore sportivo, direttore generale della Juventus. Ma partirei dall'Inter, perché? Perché qui sono presenti Carnevali e Marotta, ma difficilmente oggi si chiuderà per Frattesi all'Inter, per un motivo molto importante. Stamattina c'è stato un vertice a Milano con Marotta e i dirigenti dell'Al-Nasr per Brozovic. Si andava alla chiusura, ma così non è stato. Perché? Perché ieri notte il calciatore ha preteso più soldi e ha chiuso per un triennale da 100 milioni netti. A quel punto gli arabi hanno chiesto uno sconto a Marotta. Rispetto ai 23 pattuiti che servivano come il pane per definire Frattesi, hanno offerto 13 milioni più due di bonus. Risposta sdegnata, nervi tesi in casa Inter, per ora trasferimento bloccato, e quindi Milan, Roma e Juventus tornano alla carica per Frattesi. Perché? Perché in questo momento i nerazzurri non hanno il cash per chiudere col Sassuolo. Sassuolo che tra l'altro chiedeva 35 milioni, l'Inter invece era ferma a Mulattieri valutato 7 milioni e 23 milioni che dovrebbe aver avuto dagli arabi per chiudere a 30, quindi tutto molto aperto. Nel frattempo saluta la compagnia Gagliardini, nuovo acquisto del Monza di Galliani che è qui a Rimini. Passiamo ad Onana che nei prossimi giorni dovrebbe trasferirsi al Manchester United, vertice nei prossimi giorni nelle Baleari col suo agente Piero Ausilio che è già lì. Le alternative al portiere camerunense: Maman Shili, georgiano del Valencia, forse il preferito insieme a Trubin dello Shakhtar. Meno chance per Loris, Sommer e Navas. Passiamo alla Juventus che attende soltanto il via libera per ufficializzare Giuntoli, sta per definire Castagne dell'Ester, e chiudo poi con Chiesa che piace sempre al Newcastle. Il Napoli dice addio a Kim che da domani sarà un calciatore del Bayern. Voi la linea. Grazie a Ciro Venerato. Ora le altre novità di mercato con Gianluigi Zamponi.